Cos'è stato? Bambina la conosciamo, mi sa. Nasconditi, loro sono. Giorni rimangono. Prego, vieni dentro e prendi una sedia. Piacere rivederti. Come il lavoro dell'altra notte è stato eccezionale. Ho fatto come mi hai chiesto. A questo ritmo e noi saremo capaci di muoverci fuori dal terzo distretto presto. Cos'è la mia medicina? Cosa? Hai parlato con l'Electroed? Ti ho specificatamente detto di non parlare con lui. Oh cavolo. Cosa ti ha detto? A questo punto è. Mi ha detto che mi ha parlato di una droga che praticamente suona esattamente come la mia. Probabilmente è così. E questo è lo scopo della nostra missione, per assicurarci che questa droga non raggiunga le mani sbagliate. Perché non volevi che praticamente conoscessi di questa droga? I nostri superiori non vogliono rischiare di esporsi a nulla, a nulla che può compromettere i nostri obiettivi. Come veterano, dovresti capire che non hai il privilegio, insomma, di avere i pieni dettagli, insomma, della nostra missione. Quella è la nostra missione. La tua problemi di memoria iniziano a preoccuparmi. Lapses, in questo momento ho i problemi di memoria. Stiamo lavorando per porre fine al traffico di droga nel terzo distretto. Quando questo sarà finito, tu potrai tornare alla tua vita normale se lo desidererai. Mi piacerebbe. Piacerebbe anche a me, ma questo richiede di obbedire insomma strettamente ai tuoi ordini. Spero che non ci sarà nessun altro problema come ieri notte. I miei poteri di precognizione derivano dalla droga? Bene, sì. I tuoi poteri di precognizione sono effetto collaterale della droga. Ed è per questo che non possiamo permettere ad altri di abusarne. Ok, facciamo finta. Ho capito. Yes, ok, tutto ok, bene. Speriamo. È il tempo della tua medicina. C'è la cartella placcata oro, questa. Ok, la tua riabilitazione sta progredendo in modo fluido. E tra poco potremo diminuire il dosaggio. Eccoti. Un'ultima cosa. Abbiamo bisogno di parlare prima che tu te ne vada. I media stanno parlando, iniziano a chiamarti il dragone. Cioè, fa impressione, ma il tuo lavoro inizia a essere troppo visibile. Ti prego praticamente di esercitare maggiore discrezione in futuro. E ora puoi andare. Ma ci paga almeno. Vediamo se c'è qualcosa. C'è qualcosa per cui stai cercando. Quella testa lì sembra la testa di, come si chiama quello di Street Fighter, quello lì indiano. Adesso non. Ok. Apriamo il dossier. Fa Yuan. Età 49. Occhi
Occhi marroni. Un dissidente politico. Comunque da notare, eh? La contraddizione, possiamo già dirlo, cioè nel senso ce ne possiamo accorgere, no? Stiamo lavorando per fermare il traffico di droga. Ma noi abbiamo ucciso il tizio che lui dichiara solo di aver usato la nostra droga. È vero che poi voleva farci comunque il sederino, però vedremo poi anche il tizio ricco cosa c'entra. Vedremo, vedremo. Comunque è un dissidente politico. È un praticamente una come si chiama, leaker. Una sorta di spia, insomma, di redacted, che probabilmente boh, sarà un ok. Deve testimoniare un tribunale militare, ma deve essere eliminato prima, a quanto pare. Danni collaterali non sono accettabili, praticamente bisogna essere tutto nascosto e coperti. È necessario prevenire la morte di altri, insomma. Ah, il Junctur è effettivamente l'accendino, quindi stiamo lavorando per la Junctur. Voglio ritirarlo. Ok, l'obiettivo è questo Faiyuan, altri non devono essere. Se non un'altra scelta. Dovrebbe essere un'operazione semplice. Non permettere che succeda. Non rispondiamo neanche. Chiudiamo la chiamata e basta. Il terzo distretto, Ludwig. Ludovic. In effetti io ho ucciso, ma a parte questo, ma qui comunque ci sono già state, anzi probabilmente era morto prima. Impiccati. Non abbiamo ucciso nessuno qui in realtà. Sono già morti. Alla faccia. Sempre qua, sì. Boh, forse dopo. Fai one. Il suo corpo è ancora caldo. Polizia, dragone, ti abbiamo circondato. Arrenditi oppure risponderemo con la massima forza. Camminata in soppiatto. Una specie di avventura per certi versi. Pensavo averla fatta franca.
Beh, il filmato è stato perso. Diciamo che l'abbiamo stordito, non ucciso. Bene, fino qua. Non c'è appunto nessun filmato. Il feed lost, cioè non c'era nessuna immagine sostanzialmente da registrare. Ah, ok, dobbiamo basarsi su è mirrorata o no? No, è quel suono lì. Si accorge comunque. Forse adesso. Sto provando a non ucciderli, ma in teoria il nostro datore non dovrebbe sapere che non li abbiamo uccisi. Beh, lo dirà in TV, però non so. Nonostante praticamente il nostro... ok, non è contento che non abbiamo... ok, è stato ritenuto inaccettabile. Mechalize.
Ehi, il vecchio qua, insomma, ha bisogno delle medicine. E praticamente ha ucciso 6 Cro-Mag bastardi in guerra. Un vecchio veterano. Ho dato la mia gamba in guerra e tu semplicemente te ne cammini oltre me. Me lo devi, uomo. Ho servito anch'io. Cosa? Quei Cro-Mags. Tu sembri un fottuto Cro-Mag. Ho ucciso la tua famiglia, puttana. Vai. Perché sei venuto qua? Vattene praticamente da New Mecca. Avrei dovuto ucciderli tutti. Ho ricevuto una medaglia a servizio. Fammela vedere. Ehi, questa è mia. Me l'hai rubata da me. Tu, fottuto Cro-Mag. Aiuto, aiuto, qualche croma sta cercando di rubarmi la mia. Cosa diavolo stai facendo? Qualcuno mi ha. Aiuti, assalto! Stanno salendo un veterano. Prendi la medaglia, vediamo se facciamo e basta. Andiamocene. Messo di fronte a una scelta, avrà conseguenze, non so, già abbiamo fatto una scelta là. Eccoti. Un tizio mi ha detto di darti questo. Sembra un film. Chi te l'ha dato? Non lo so. Un tizio con dei strani, stupidi capelli. Ha solo detto di essere sicuro di dartelo, insomma. Così. Posso vederlo? Non sono sicuro nemmeno che cos'è. È solo un stupido film, dai, fammi entrare. Proviamo? Va bene. Figo. Stai parlando, io sei troppo grande. Dove dovrei mettere quello? Ah, sto parlando del treno modello. Dovrei aggiungerlo all'appartamento. E qua invece quel dinosauro. Che ho pensato riguardo? Raccogliere i passeggeri, tipo, presente cosa intendo? Sì. Noi dobbiamo essere i fratelli del treno. Tutti amano i fratelli del treno. Tipo Mario Bros, Train Bros. Merda. E se sono i poliziotti? E invece se fosse il tizio della pizza? Wow! Dobbiamo rischiarla. Proviamo a rischiarla. D'accordo. Questo sta fumando intanto. Ah, da chi c'è? Diavolo, uomo. Ma supereroe tipo sembra. Ho sentito che c'è un party che sta avvenendo qua. Chi vuole un fottuto party? Ehi, attenzione. Ok. Immagino che un party.
No, ok, immagino che io faccia una festa un po' troppo duramente per lui. E tu? A te piace il party? Fare party? What? Sarà e piange? Vabbè, bambina. Che cos'era quello? Ok, non preoccuparti, non era reale. Ok, se lo dici tu, se dici così. Ok, io adesso penso che devo andare. Ciao. Prego, fermati. Cos'è questa merdosa musica? L'ho sentita dalla mia limousine. Avete un basso forte? Ti prego, smettila. Ok. Mi dispiace, il tuo amico praticamente è caduto prima, invece noi andremo avanti ancora un po'. Ecco, questo è il mio regalo per te. È un lavoro in progresso. Ma ditemi che cosa ne pensate voi. No, è passato troppo veloce, Mario. Ma perché io non posso semplicemente schiacciare io per andare avanti? Boh, vabbè. La sente adesso. Tieni duro. Piantala di piangere. No, non ho nemmeno tagliato le ossa. Dov'è che tuo entusiasmo se n'è andato? Magari non sei un animale da party dopo tutto. Magari non dovresti suonare la musica così alta tutto il tempo. Mi spiace. Ehi, non è con me che devi scusarti. È con i tuoi vicini. Tu conosci quel tizio che dicono che è un serial killer, no? Uno dei più grandi, una fottuta leggenda vivente. E lui non può nemmeno praticamente prendersi un po' di riposo per colpa vostra. E sono qua praticamente per rimediare sostanzialmente, ma cosa. Quindi ok. È un filmino che ha registrato per quello che è successo di lato là.